Mi piace giocare. Mi è sempre piaciuto giocare. Quando un asciugamano su una sedia diventava subito un rifugio segreto, oppure ammonticchiare i cuscini sopra un divano diventava la torre inespugnabile. La preziosa alleata dei giochi, quella capacità di trasmutare la realtà in meraviglia, è un grosso rischio se la si perde. Va coltivata, è molto importante. E questo libro mi ha dato una sorta di imprinting. Mi ha insegnato a coniugare storia e gioco. Mostri, battaglie, soldati, guerre sanguinose come a Troia. La guerra più sanguinosa dell'antichità. Pensavi di mettere a sacco la nostra città e tolta la luce della libertà alle donne troiane portartele via sulle navi nella tua terra patria, sciocco! Tu presto sarai pasto per gli avvoltoi. E allo stremo delle forze rispondevi a lui, Patroclo. Adesso, Ettore, vantati pure. T'hanno dato vittoria Zeus e Apollo, che m'hanno abbattuto senza fatica. M'hanno tolto loro di dosso le armi. Se m'avessero affrontato ben 20 uomini come te, tutti qui sarebbero morti.